Have a nice week. Lucetti. Se c'è una cosa che sono infinitamente grata di essere riuscita a fare, perlomeno fino a questo momento della mia vita, è quello di aver integrato quotidianamente quella che mi piace definire la mia routine mattutina. Ah no, non quel tipo di routine. E lo so, svegliarci presto la mattina non è qualcosa che piace a molti, ma devo dire la verità, pur richiedendomi qualche sforzo, ha davvero fatto tutta la differenza del mondo. Dedicare almeno 60 minuti al giorno per me stessa, di solito appena sveglia, mi aiuta non soltanto a cominciare la giornata con la massima calma e tranquillità, ma anche a definire il tono del mio umore per tutte le ore che seguiranno. Il che non significa che ogni tanto non prenderà il sopravvento la versione di Ceci, la regina del dramma, ma significa che riuscirò sicuramente a smorzarne l'intensità del suo potere e anche la durata. Quello che decidi di fare in questi 60 minuti, e se non ne hai 60 puoi farlo per 20, 30, qualunque sia il tempo che hai a disposizione, sta interamente a te. Personalmente mi piace trascorrere 20 minuti in meditazione silenziosa, seguiti da 15 minuti di yoga per svegliare il corpo e la mente, seguiti da una colazione tranquilla, se possibile immersa nei rumori della natura oppure con un sottofondo di musica tranquilla. L'ultima cosa che mi piace fare per concludere la mia routine mattutina è quello di utilizzare una parola chiave che identifichi l'intenzione per quella giornata. Per cui mi dico, ok Ceci, oggi è lunedì del sorriso, per cui più sorrisi e molti meno bronce, possibilmente meno lamentele. Oppure oggi è il martedì produttivo, per cui si lavora meno ma molto molto meglio. Questo è quello che faccio io. Tu puoi scegliere di dedicare il tempo che hai a disposizione per una corsa, una passeggiata, per scrivere i tuoi pensieri su un quaderno. La cosa importante è che non ci siano aggeggi elettronici coinvolti, per cui niente telefono, niente iPad, niente computer, niente tablet e possibilmente niente conversazioni con nessuno. È un tempo dedicato solo ed esclusivamente a te stesso. Qualunque sia il tempo che hai a disposizione, prenditelo. Ti aiuterà incredibilmente a riportare l'attenzione su quello che davvero conta nella tua vita, che si tratti di salute, di produttività, di lavoro, di relazioni, e soprattutto ti aiuterà a farlo prima di essere risucchiato nel vortice di impegni quotidiani che nella maggior parte dei casi riguarda sempre l'agenda di qualcun altro, non la nostra. E la domanda di oggi non può che essere questa: che cosa ti impegna a fare per qualche minuto domani che sia dedicato solo a te stesso? E quando ci hai pensato, ricorda di condividerlo qui nei commenti qui sotto, perché non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.